Ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale con la rubrica 3 minuti per un libro. Oggi voglio proporvi la lettura di un testo edito dalla Kikaionno nel 1993. Mai senza l'altro, Viaggio nella differenza, di Michel Desserteaux. Nato nel 1925 e morto nel 1986, Desserteaux è stato uno storico e filosofo gesuita francese, un intellettuale eclettico le cui riflessioni hanno spaziato su vari ambiti del sapere, quali l'antropologia, la linguistica, le scienze sociali. Una delle chiavi ermeneutiche più adeguate per comprendere la grandezza di questo intellettuale è quella dell'alterità, tema questo molto attuale, e a livello sociale e a livello ecclesiale, tema che attraversa tutte le 168 pagine del libro, facendo compiere al lettore un vero e proprio viaggio nella differenza. Mi sono chiesto perché fosse stata scelta come immagine di copertina la lotta di Giacobbe con l'angelo. Dobbiamo qui fare riferimento all'episodio narrato in Genesi 32. Giacobbe, dopo aver passato il guado dello Yabok, rimane solo e un uomo lotta con lui per tutta la notte. E non potendolo vincere, lo colpisce all'articolazione del femore. Giacobbe non desiste dalla lotta, perché vuole che l'essere misterioso lo benedica. E così avviene. Giacobbe, pur avendo visto Dio faccia a faccia, rimane in vita, ma il suo incedere, a partire da questo momento, sarà zoppicante. Dalla lotta, dall'incontro con Dio, Giacobbe ne esce ferito e benedetto. Questa intuizione, ovvero che l'altro è al tempo stesso ferita e benedizione, viene approfondita da Desserteaux in queste pagine. Dall'incontro con l'altro, sia esso un proprio simile oppure un diverso, rappresentante quindi di una cultura altra, oppure ancora l'altro con la A maiuscola, si esce feriti e benedetti. Per essere benedetti, quindi, dobbiamo lasciarci ferire dall'altro, ascoltarlo, accoglierlo, anche se appare ai nostri occhi diverso, straniero o addirittura estraneo. Perché proprio da questa ferita aperta a causa dell'altro e che noi a nostra volta causiamo all'altro, nasce la sola benedizione che rende la vita umana degna di essere vissuta. E allora l'altro non sarà l'inferno, ma per dirla con Desserteaux, colui senza il quale vivere non è più vivere. Quelli che vedi sono solo i miei vestiti, adesso vacci a fare un giro e poi